E da oggi avrà tutta un'altra prospettiva. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già Ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per te, nuova lezione del corso di pittura, altra lezione teorica, una lezione molto interessante che molti mi avete chiesto. Oggi parliamo infatti della prospettiva. La prospettiva, quella magia attraverso la quale gli oggetti prendono ad avere una forma tridimensionale e appaiono più reali di quanto non siano in un semplice disegno o in una semplice pittura. La prospettiva è sempre esistita, i romani stessi l'inventarono, ma per fissarne quelli che erano i cardini essenziali dovremmo aspettare il grande Giotto e poi, in maniera più certa e certificata, Brunelleschi, intorno al 1400. Da questo momento in poi Brunelleschi immette un nuovo modo di dare la distanza alle figure e quindi di rendere, appunto, come diciamo oggi, in prospettiva, i soggetti all'interno di un'opera d'arte. Questo fa sì che i soggetti più lontani siano più piccoli dei soggetti più vicini, che invece appaiono appunto di dimensioni più grandi. Questo ardimento stilistico, ardimento tecnico, viene fatto inserendo dei punti di riferimento. Vi è una linea di terra su cui insiste il soggetto osservatore, su cui è posto il soggetto osservatore, e una linea di orizzonte su cui cade lo sguardo, l'orizzonte appunto, su cui cade lo sguardo dell'osservatore. Su questa linea di orizzonte esiste un punto, detto punto di fuga, e all'interno di questo punto convergono una serie di linee che si intersecano tutte nello stesso punto, andando a formare dei triangoli, in un certo senso, che vanno a infilarsi appunto tutti nello stesso punto. Sono delle linee che fuggono verso quel punto. Quel punto infatti viene chiamato punto di fuga. E questa di cui vi parlo in questo momento è la prospettiva centrale, che possiamo sintetizzare con questa immagine. La prospettiva centrale è una prospettiva attraverso cui si può dare una diversa dimensione ai vari oggetti che ci si pongono innanzi, dando ad essi distanze differenti a seconda dei punti in cui si uniscono i contorni dell'immagine stessa. Molto spesso però la prospettiva centrale non riesce a descrivere perfettamente un'immagine, perché spesso un oggetto è dato dall'unione di due prospettive e qui nasce quella che viene detta la prospettiva obliqua. Ve ne faccio vedere un esempio da un'immagine che ho scaricato da internet. Come vedete, è formato dal congiungimento di linee che provengono da due punti di fuga posti sulla linea dell'orizzonte, due punti di fuga che, incontrandosi al centro, quindi nel punto di osservazione, danno vita appunto al libro, perché naturalmente questo ha una prospettiva laterale destra e una prospettiva laterale sinistra. La prospettiva non è difficile come ardimento stilistico, ma è necessario saperla costruire senza tante schematizzazioni geometriche. Ora, perché viene vista in maniera ostica dagli artisti? Perché chi è artista è molto spesso molto lontano dai costrutti geometrici. Voi infatti, anche se io ve la semplifico in forme nette del disegno tecnico, dovete prescindere da esso e crearvi una vostra prospettiva con dei punti di fuga in mente. Questo vi consentirà di fare tantissimi giochi di prospettiva, come in passato, e come stiamo vedendo nel corso dell'icone, fecero i bizantini, che crearono quella che era la prospettiva rovesciata, che ora potrete capire meglio, dove il punto di fuga era lo spettatore, quindi le linee, invece di convergere verso il centro come nella prospettiva centrale, convergevano verso il centro esterno, quindi non verso il centro interno dentro l'opera d'arte, ma verso il centro esterno, quindi formavano una prospettiva del tutto rovesciata e che non era molto simile alla realtà.
mi ha un terzo tipo di prospettiva, che è la prospettiva aerea o a tre punti di fuga, ma di questo non ve ne parlerò qui perché intanto dovete recepire ben bene quelli che sono i cardini essenziali della prospettiva. Costruite delle immagini con questa doppia doppio tipo di prospettiva. Allora, la prospettiva centrale ha una linea di terra e una linea di orizzonte, e il punto di fuga è posto al centro della linea di orizzonte, e quindi le linee si aprono davanti a voi. La prospettiva invece obliqua ha due punti di fuga, uno a destra e uno a sinistra. Questi punti di fuga sono sempre posizionati sulla linea di orizzonte, partono a destra e a sinistra del soggetto. Molto spesso uno dei due punti di fuga è posto anche al di fuori del foglio da disegno, quindi è preso da più lontano rispetto al punto di fuga. Per esempio, il punto di fuga destro esce dal foglio, mentre il punto di fuga di sinistra rimane, insiste sul foglio. Se trovo una foto su internet di questo tipo di prospettiva obliqua, ve la metto adesso. Ci sono anche delle situazioni in cui la linea di terra e la linea di orizzonte sono le medesime, si trovano sullo stesso piano, e in questo caso si ha appunto una prospettiva sempre obliqua, che però darà un diverso esito perché darà vita a delle linee che dal piano di terra o punto di orizzonte, che è lo stesso, partono verso l'alto e quindi daranno maggiore corpo al soggetto che si vuole rappresentare, dandone una visione ancora più ampia. Vi metto la foto così ci intendiamo. Come vi dicevo, la prospettiva aerea ha tre punti di fuga. Non ve ne parlo adesso, ve ne parlerò più in là, quando avrete acquisito agevolezza con questi due tipi di prospettiva. Invece adesso vi parlo di prospettiva aerea come di una terza prospettiva, anzi in questo caso di una quarta, quella data da Leonardo da Vinci. Già ve ne ho parlato, dove la prospettiva viene aiutata nel allontanarsi delle figure da una serie di velature o nubi che danno il senso della lontananza. Qui è l'acromia a dare il terzo tipo di prospettiva e non la linea. Noi la chiamiamo anche prospettiva aerea perché è una prospettiva che si basa soprattutto appunto su una linea orizzontale che comunque viene sempre meno nettata dalla presenza di queste foschie. Ma la prospettiva aerea geometrica è cosa assai diversa, è basata tutti su dei calcoli matematici e geometrici che qui non vi so sintetizzare assolutamente tramite un video. Avrei bisogno proprio di un taccuino e farvi vedere tutti i passaggi, e quindi preferisco aspettare un pochettino. Fino a qui abbiamo parlato di inserire in prospettiva delle forme rette. Un libro, infatti, come avete visto nella figura, è una forma retta. Ma se noi volessimo mettere in prospettiva un cerchio? Ricordatevi che un cerchio è sempre scritto all'interno di un quadrato, quindi mettete in prospettiva il quadrato e al suo interno ponete il cerchio, che verrà quasi sempre rappresentato sotto forma di ellisse. Quindi, non avete capito un tubo? Ecco la figura! Ah, e per la cronaca, anche il tubo si disegna così, intendendo per un tubo un cilindro. Cosa serve la prospettiva? A rendere reale il soggetto che si va a disegnare, perché dando dimensioni diverse ai diversi piani prospettici si acquisiscono quindi dimensioni appunto dello stesso soggetto diverse. Abbiamo detto all'inizio che in primo piano si sembra più grandi, in secondo piano si appare più piccolini. E allora adesso vi do un po' qualcosa su cui riflettere. Secondo voi, chi diceva la verità? Brunelleschi, che all'interno di una pittura metteva in prospettiva, quindi in primo piano, la persona più grande e dietro le persone via via più piccole. Però ricordatevi, il quadro è sempre una forma bidimensionale, quindi lui faceva effettivamente persone a misura di persone e persone anche piccole così. Esistono persone piccole così in realtà? Oppure Picasso, che per mostrarvi un oggetto nella sua interezza, invece di disegnarlo in maniera tridimensionale, lo disegnava in maniera bidimensionale aprendolo. Picasso un cubo, del cubo vi faceva vedere tutte le sue facce perché le apriva tutte e avevate il cubo. Secondo me ha ragione Picasso, e quindi sono giunta alla conclusione che nell'arte c'è un grande paradosso. La realtà è raccontata da una menzogna e la menzogna è raccontata dalla realtà.
Ditemi cosa ne pensate lasciando un commento qua sotto e se siete tutti lì corrucciati, guardate la linea che avete sulla fronte, guardatevi la lezione precedente e ditemi se siete arrabbiati, confusi, scioccati o che altro. Bene ragazzi, vi lascio, spero che questa lezione, seppur breve e stringata, vi sia stata utile. Troverete il compendio scritto naturalmente sul mio blog, di cui qua sotto vi lascio il link. Da Ombretta e d'Arte per te è tutto. Arrivederci, alla prossima!